Bella ragazzi e bentornati in un nuovo video del vostro Sparksone. Oggi andiamo su Stumble Guys perché voglio completare la nuova sfida di Arena Nerf. Cioè voglio completare tutti gli obiettivi. Quindi faremo tantissime spin fino a trovare il gatto e il cane. Cercheremo di prendere anche le emoji che ci sono qui. Quindi la bandiera dei pirati, il ballo e anche il pirata. Che se non erro, tra l'altro, il pirata è la prossima ricompensa. Quindi prenderemo il pirata ora, il ballo. Ma poi sono messi a caso perché giustamente... Vabbè, sono messe un po' a caso, non sono messe in ordine. Quindi, preparati ragazzi a un video pazzesco. È tutto sballato con la nuova config. Cioè, in pratica hanno aggiunto della sensibilità dei controlli che ho messo al massimo. E nonostante sia tutto al massimo, dovrebbe andare velocissimo, non va veloce. Hanno fatto un qualcosa di strano nella 048 e hanno distrutto tutto, ragazzi. Non so cosa hanno fatto, è una cosa che mi ha fatto rosicare un botto. E infatti ieri in live ho rosicato tantissimo, perché adesso non è solo cambiato la sensibilità nella mappa di Blaster Base, la nuova mappa Nerf, ma è proprio cambiata la sensibilità in tutte le mappe. Quindi in teoria io, che sono abituato a giocare in un modo su Stumble Guys con i trick e tutto, adesso mi trovo una cam che va, un mouse che gira leggermente più lento. Comunque non gira con gli stessi DPI di una volta, e questa è una cosa molto molto brutta. Mi raccomando ragazzi, mi piace, iscrizione, campanellina attiva. Iniziamo subito con questo video. Cosa da fare? Andiamo a girare la ruota della fortuna di oggi. Vediamo che troviamo. Porca paletta. Porca palettina. Vediamo se troviamo qualcosa di buono. Ma io dico, voi tutti pigliate skin bellissime. Cioè, pigliate il Bolt, 500 gemme, bla bla bla. Per me mentite. Non, solo io più una gemma, 3 gettoni. Che è? Andiamo con 5 giri qua del cane e gatto. Non so se becchiamo almeno un cane e un gatto subito. E poi andiamo a fare una bella partita per sbloccare nuove ricompense. Il Kit Garson. Che però non prendiamo ugualmente, perché è una skin speciale, voi lo sapete. No vabbè, ma a me il dog face non mi uscirà mai, guarda dove stava. Ultimo giro. Il Kit Garson! Da una vita, seconda volta che trovo il Kit Garson. Fai tenti di una ruota schifosa. Comunque, andiamo a fare la bella partita su Arena Nerf. Avete notato che hanno cambiato la prima mappa, il primo turno? Prima c'era Laser Dash e adesso hanno messo 3 Blaster Blaze. Hanno aumentato tutto. Quello che non sanno è che comunque la gente può lo stesso morire, perché basta che in pratica si stanno fermi al centro della mappa, vengono killati e ricreano un'altra partita. Comunque, vediamo quant'è la differenza tra vincere una partita o no. Comunque adesso vi mostro anche il mio problema con la sensibilità, perché è veramente disgustoso adesso. Cioè, questo è come si muove, ragazzi, si muove lentissimo, devo alzare il mouse ogni secondo. Posso aumentare i DPI al volo io, perché ho per fortuna il mouse... una sensibilità che si può aumentare per fortuna in automatico. Ma cosa fai? Che cosa camperi? Cosa? Che ti killo? Che te camperi qua dietro? Che te sciotto? Pam! Oh, alle spalle. Tutti contro di me. Ma fai attenti. No, vabbè. Ma vedi che fetenzia. Tutti contro Sparks. Ma che è pure qua? No, curi, vai. Non c'è niente qua. C'è lo scudo, vai, preso. Qua si è ricaricato? Vai. Ma questo ce l'ha con me completamente, avete visto? Ho preso uno scudo intanto. Buono, mi sono recato un po' di vita. C'è la vita qua. Bello, vai. 90 di vita. Non è... Oh, qualificato, meno male. Non è al massimo. Cioè, è messa tipo a 4000 il DPI in questo momento. Che in un gioco normale, tipo Fortnite, si vedrebbe il mouse tipo che... Cioè, guarda, il mouse manco si... Ho perso il mouse, raga. Quindi dopo sta partita, primo obiettivo è quello di ottenere almeno una skin tra il cane o il gatto. Almeno entrambi. Madò, come ti sciotto col pompa. Oh, devo stare attento. Andiamo qua a prenderci questa cosa qua. Io faccio parkour intanto. C'è sto tizio che ce l'ha come qua. C'è uno scudo bellissimo. Uno scudo ottimo. Saliamo qua sopra, altra vita. E se non sbaglio c'è uno scudo pure qua in alto.
che sta per spawnare. Preso. E mori. Ma guarda che è immortale. Questo si è preso uno scudo che era full scudo. Si è preso un altro scudo. Ma porca paletta. E mo ce l'ha pure con me. Andiamo a piarsi sto scudo perché me lo rubano. Preso, 30. Qualificato. In pratica il modo per vincere, ragazzi, trucco per vincere, scappate. Vai, 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 vai. Li ammazza entrambi, si ammazza di loro. No, no, non gli posso dare lo scudo. Ah, fammi, si è preso due scudi, forse. E che cavolo! Ma si è fillato la vita già! Ma come facciamo a vincere qua? Non finirà mai sta partita. Ma non muore, ragazzi, non muore. Oh. Scudo? Adesso devo andare a curare io, perché sono messo malissimo. Ma ne è rimasto solo uno che starà camperando competente e sarà full vita già. Eccolo, 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 eccolo. Allora, scudo. Vita. Scudo. Adesso lascia di killare, porca paletta, e voglio la win. Non me ne frega niente. Adesso devi schiattare, porca paletta. Schiatta che manca un filo di vita. Oh, la mia prima win. Quanti livelli mi dà una win? Se almeno non mi dà 3 livelli, sclero. Ok, 5, 6. Dai, 2 livelli, patetici. 2 livelli e uno l'avevo già completato. Comunque abbiamo raccolto il pirata. E adesso andiamo a sbloccarci le skin. Quindi prepariamoci, ragazzi. Andiamo a fare ben 10 spin. Non me ne frega niente. Voglio a tutti i costi trovare sto cane e sto gatto. Che tanto non li trovo ugualmente perché sono fetenti. Il Kit Carson. E siamo a 3 volte. Quante gemme avrò speso per il Kit Carson, eh? E adesso si trova così. Bah, non ci credo, non ci credo. Di uno! No, vabbè, dai. Fammelo uscire un cane o un gatto. Che tanto oggi shopperò tutto fin quando non esce. C'è il Kit Carson di nuovo, speravo. Vediamo, vediamo. No, neanche meno, nemmeno qua. Esce il fratello del Kit Carson. Questo è il fratello, però. Quello con la camicia bianca. Oddio. Dai, lo sprinkle. Doppione leggendario. Oddio. Datene a fumble, gioco del cavolo. Cioè, potevo uscire tutte e 3. E noi shoppiamo ancora. Altri 10 spin. Fino a quando non li troviamo tutte. Per completare la skin. Comunque c'erano 250 gemme. È bellissimo. Devo spendere tipo 6.000 gemme perché puoi dire: ah, ho vinto 250 gemme però. Comunque siamo in deficit. Siamo ancora sotto di soldi. Siamo sotto di gemme. Infatti sono stupide queste cose qua. Cioè, o ti hanno un modo per farle gratis. Eccolo, ecco, è arrivato il gatto. O ti hanno un modo per farle gratis. Se no, che senso ha shoppare una ruota per trovare due personaggi? E costa la ruota. E poi ti danno 250 gemme se li trovi alla fine con tante altre ore di gioco. Cioè, non è che abbia tanto senso, eh? Io come glielo spiego a questi? Cioè, chi cavolo se lo fa sto evento? Io lo faccio per il contenuto, per fare il video. Ma al di fuori di me, chi è che si fa sto evento che devono spendere un botto di gemme? Vedi? Poi invece uscire il cane, lui slida a quello successivo. E quindi mi deve far rosicare. Ancora il Mumer. Vabbè. Abbiamo trovato il gatto, siamo a quota 3. Andiamo per logica, ragazzi, andiamo per logica. Ti danno 250 gemme più questa skin, ok? Ci siamo, c'è la skin, ci sono anche i passi. Ma sono 250 gemme per... E poi te ne spendi almeno 2000 per trovare questi due personaggi. Che ancora uno manco l'ho trovato. Stumblebot è gratis. E poi devi fare, in pratica, questa mappa. E arrivare, in pratica, alla soglia 18. Che non si fa nemmeno facilissimo perché le partite durano un botto. Non è che le partite durano pochissimo, durano tantissimo. Facciamo altri giri per il cane, va? 5 giri, vediamo se troviamo sto cane del cavolo. Questo è per capire quanto può essere difficile trovare queste skin. Quante gemme ci vogliono? Eravamo a 1500, mi sa. Poi sempre stesse skin. Sempre stesse skin, non ci credo. La volpe. Vabbè, niente, niente, non esce, non esce. Quante spin ci vogliono, raga? Quante spin ci vogliono per prendere sto bro, sto personaggio? Quante spin ci vogliono, per capire?
Ma me lo dite, io mi organizzo durante la giornata, diciamo, c'ho 6 miliardi di spin e lui mi dà il gatto di nuovo, no, mi dà quell'altro. Ragazzi, mettete un bel mi piace, non per questo evento, ma per lo Sparksone che fa un video e non soprattutto vi dimostra di quanto possa essere pay to win diventato questo gioco. Like, iscrizione, campanella attiva. Ci vediamo pomeriggio per una nuova live. Da Sparks è tutto, alla prossima, bella!